tirato l'occhio, hai visto? Ma per nulla ha vinto qualche così. Allora, come ci mettiamo? Vai. Vai. Pietrasanta in sella. Vai. Sul territorio che anche quindi c'è un numero importante, quindi queste sono iniziative utili, semplici, però magari su quei particolari che quando c'è bisogno, tante volte esempio, basta poco per dare vengono tanto, da me, no? Mi dico, oh, c'è la pompa, c'è la chiave, c'è il cartone, si trovano tutto quello occorrente per risolvere nell'emergenza i problemi del momento. E quindi questo grazie al lavoro che ha portato avanti Giacomo e chiamata la più tutti i centri civici e gli impianti sportivi sono dotati di defibrillatore. Purtroppo noi grazie a questo abbiamo salvato due vite. Bravi. Abbiamo salvato due vite. Queste sono le chiavi di emergenza. Signor Cipollini, in quanto sportivo, come valuta questa installazione che il Comune ha voluto creare a sostegno della vostra categoria, cioè i ciclisti, tanto professionisti quanto semplici amatoriali? Direi che Pietrasanta sostiene in maniera effettiva e oggettiva il ciclismo. Vedere questa assistenza così gratuita nei confronti delle persone che usano la bicicletta come mezzo di spostamento e avere la possibilità, in caso di una foratura o di un piccolo problema meccanico, potersi affidare a questi luoghi, credo che sia comunque importante. È una bellissima iniziativa, grazie all'amministrazione comunale. E ci vorrebbe che ce ne fossero tantissime altre in giro per l'Italia di queste cose, perché io sono uno che ha vissuto l'Italia in bicicletta, ha pedalato tanto e capita di che si rompe una ruota, un tubolare o qualcosa e non sai nemmeno cosa poter fare, invece avere vicino la possibilità di riparare e ripartire credo che sia fondamentale.